Posso confermare che la Francia farà parte di alcuni Stati membri che accolgono delle persone che si trovano oggi sulla lifeline e che arriveranno nei porti europei e quindi lo farà, si procederà in questo senso. Per quelli che lasciano il paese a causa della religione o della politica e perché sono oppressi anche a causa del loro pensiero, del culto, della fede, io voglio dire loro che l'Europa ha dei principi, dei valori e la Francia le iscrive all'interno della sua Costituzione. Per questo noi li proteggiamo e continueremo a proteggere questi valori e queste persone. A quelli che invece lasciano i loro paesi, non perché sono oppressi in ragione di ciò che credono, del credo politico religioso, ma per cercare un avvenire migliore, per cercare di andare in un paese dove le cose sono vanno meglio, io voglio dire loro che l'Europa può prendere e può fare giocare il suo ruolo, ma non prendere tutti.